spazio dell'approfondimento oggi parliamo di generosità, parliamo insomma di quel sentimento che spinge sempre più persone, molti di più di quelle che immaginiamo, a vivere l'esperienza della gratuità, del dono e della condivisione. E oggi infatti vogliamo raccontarvi storie di vite generose lungo un percorso che ci mostrerà come passaggi significativi della nostra vita, la nascita, un matrimonio, perfino la morte, possono diventare occasioni di dono, di generosità. E ad accompagnarci in questo viaggio la dottoressa Mariella Enoch, che saluto, presidente tra i tanti incarichi dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, ma oggi è qui con noi in veste di vicepresidente della Fondazione Cariplo, vale a dire la più importante realtà filantropica del nostro paese, sempre più impegnata nella diffusione, nella promozione di una cultura generativa del dono in Italia. Allora, dottoressa Enoch, noi tra poco parleremo dell'impegno della Fondazione Cariplo, ma io contando sulla sua esperienza le farei una domanda preliminare. Le chiederei insomma se in questi anni, dalla sua esperienza di questi anni, ha capito se generosi si nasce o si diventa. Generosi si diventa, è un percorso, è un cammino che può avere anche delle sensibilità particolari, però io credo che sia un grande percorso di vita che ciascuno di noi decide di fare. Lo decido di fare probabilmente in un'età ancora giovane, se veramente è un percorso. Poi in ogni età della vita si può decidere di fare un dono prima di morire, in un momento particolare. Però la generosità e la capacità di donare, secondo me, è un percorso che deve cominciare da bambini, da un'educazione che si dà. Io sono molto colpita da tanti bambini di oggi, molto ripiegati su se stessi, a cui si insegnano tantissime cose, ma non si insegna la relazione con l'altro. Ecco, di questo sento un po' la difficoltà, lo dico molte volte, perché non stiamo crescendo una generazione di persone davvero capaci di rapportarsi, di una generosità vera, di donare, non soltanto il proprio tempo, ma di donare se stessi. Perché poi donare le cose, donare il tempo è importante, ma donare se stessi è un'altra cosa. Generosi dunque si diventa, è anche un messaggio di speranza questo, che cercheremo insomma di portarvi attraverso le tante storie che ritroveremo intorno a questo tavolo, a partire dalla storia di Silvia Fanella, consigliere regionale Associazioni Volontari Italiani Sangue della Toscana e soprattutto mamma della piccola Ludovica. Benvenuta anche a lei. Grazie. Allora, a proposito di questo quesito di partenza a cui la dottoressa Enoch ha dato la sua risposta, generosi si nasce o si diventa, io leggendo la sua storia sono rimasta colpita da un racconto, no, che un po' rafforza il convincimento della dottoressa che insomma è un'esperienza che si fa da giovani, da piccoli. Lei era una ragazza quando si è trovata di fronte alla malattia di una zia di suo marito, una gravissima forma di leucemia, e lì è rimasta posso dire anche quasi folgorata, sì, dalla bellezza del dono. Che cosa è accaduto in quei giorni di ricovero a questa persona e che cosa ha visto lei? Innanzitutto c'è da dire che è vero assolutamente che generosi si diventa, però ci deve essere anche una sollecitazione già presente dentro di sé. Io l'intenzione effettivamente di donare sangue l'avevo sempre avuta, poi purtroppo per un'eccessiva anche pigrizia, perché talvolta si sconta proprio questo fatto, non l'avevo mai cioè sua zia, fatto la zia di suo marito era ricoverata e si trovava in necessità di avere tanto sangue. Era necessità, aveva questa necessità, effettivamente ho visto quante sacche di sangue aveva bisogno per poter sopravvivere e dietro quella sacca di sangue c'era un gesto. Di conseguenza ho rotto gli indugi e sono andata a donare nella sezione Avis della mia città portando con me mio padre, perché poi passaparola in questi casi è anche fondamentale, si è innescato un circolo virtuoso, esatto, e quindi mi sono attivata e lì effettivamente si viene a contatto realmente con delle realtà cui si può riscontrare effettivamente e concretamente quanto sia necessario un gesto del genere, un gesto e anche quanta generosità c'è intorno, perché le sacche arrivavano, lei l'ha potuto constatare. L'ho potuto constatare. Stato da allora che ha deciso insomma che sarebbe entrata stabilmente in Avis e che a questo si sarebbe dedicata? Sì, io ho cominciato come donatrice, poi ho avuto l'occasione di poter fare il servizio civile presso la sezione della mia città
e da lì poi di conoscere tutte le realtà anche collegate, perché si tende comunque a fare molta rete tra le associazioni del dono, quindi con l'ADMO per il midollo, con l'AIDO per la donazione degli organi, a disco, eccetera. Esatto. E poi arriva un'altra data, il 24 giugno del 2013, il giorno in cui nasce sua figlia Ludovica, e anche lì lei decide che in quel momento c'era spazio per un dono. Certo, perché poi chiaramente iniziando a donare le cose vengono naturalmente. Io avevo la possibilità, mi sono informata innanzitutto per poter donare il cordone ombelicale, che era un gesto veramente innocuo da poter, che poteva poi effettivamente salvare molte vite. E ho preso tutti gli accordi, ho fatto tutti gli incontri preliminari per la donazione del cordone e poi ho deciso dopo la gravidanza di donare il latte, perché ho avuto la fortuna di averne in eccedenza e quindi ho potuto donare anche il latte al Maier. E poi ci racconterà come. Lei voleva donare il cordone ombelicale. Esatto. Poi però non l'ha potuto fare per una serie per una complicazione avuta durante. Esatto. Però lei non si è mica arrestata, ha dato il via a un tantam irrefrenabile. Che ha combinato? Chiaramente a qualsiasi amica parente che era rimasta incinta ho sponsorizzato l'associazione, la possibilità di donare il cordone, la possibilità appunto di donare il latte, con le altre associazioni appunto di cui facevo parte, facevo promozione, sponsorizzazione. Ho avuto anche l'occasione appunto di essere intervistata. Insomma, e poterne parlare. Si è mossa tantissimo, soprattutto distribuendo informazioni. Allora, abbiamo detto generosi si diventa, possiamo cominciare ora, in questo momento, e allora vogliamo coinvolgervi attraverso Simone. Sì, Gabriella, come sempre vi chiediamo di dire la vostra e di condividere con noi le vostre opinioni e soprattutto le vostre esperienze. Oggi vogliamo sapere che spazio ha nella vostra vita la generosità e allora diteci se vi è capitato di fare un dono importante e in quale occasione donare vi ha reso veramente felici. Come sempre potete lasciare un messaggio in segreteria all'800 22 88 96, potete lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook o una mail a siamonoi@tv2000.it. Oppure potete mandare un tweet a @siamonoiTV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora, dottor Senoc, prima di riprendere, di riannodare le fila del racconto di Silvia, io vorrei tornare a quella stagione a cui lei accennava, quella stagione che è l'infanzia, che è la giovinezza, perché Silvia ci diceva prima, giovanissima, di fronte alla sofferenza di quella donna che aveva bisogno di sangue, qualcosa è scattato in lei. E lei prima ci ha detto, è triste constatare forse che a volte i giovani appaiono un po' quasi un po' stanchi, ripiegati su se stessi. Secondo lei, come possiamo educare i nostri ragazzi alla generosità, alla gratuità? Cioè, è la famiglia, è la scuola, è la forte testimonianza di chi lo fa? Io credo che tutte le componenti siano importanti, quindi certamente la famiglia e la scuola, però c'è la testimonianza. Io ho imparato molte cose venendo da una famiglia, diciamo, mediamente borghese, che avrebbe voluto che facessi altre cose rispetto a quelle che mi sono messa a fare, le hanno poi molto condivise con me. Ho frequentato le scuole che frequentano tutti, il liceo classico, quindi nulla di particolarmente apportato a quello. Però le testimonianze e soprattutto il guardare gli altri. Ecco, io credo che sia molto importante insegnare a guardare l'altro, perché non possiamo continuamente guardare noi stessi, bisogna guardare l'altro. Guardare l'altro, io mi ricordo delle esperienze che feci, ma proprio giovane, no? Dove io probabilmente dicevo anche delle cose che non avevano senso. No? Ce n'è una che l'è rimasta. Ma per esempio, io andavo impressa a casa e rubavo tutto quello che c'era da mangiare. No? Rubavo, cioè lo prendevo, insomma, però non è che lo dicessi proprio, lo prendevo e lo portavo a una signora che secondo me era poverissima, perché lei diceva, io nel frigorifero ho solo le patate. Mia madre un giorno mi disse, porta pure quello che vuoi alla signora, ma non deve dirti che mettere patate nel frigorifero, spiegagli che devono stare fuori. Quindi un'altra signora che diceva, ah, io devo assolutamente, e quindi ho fatto un pezzo a piedi. Quindi una volta andai a casa e dice, ah, dobbiamo fare qualcosa per la signora, mi ricordo Pinna, perché lei non ha la porta. Allora casa mia dice, ma forse tu non l'hai vista, no? Ma è impossibile. Quindi ecco, tutte queste cose indubbiamente hanno molto arricchito la mia vita e oggi per me, cioè questo grande gioia che io dentro, questo senso di gratitudine. Nasce da lì. Nasce da lì. Senta, ma è vero che lei a 20 anni voleva fare il medico in Africa? Sì, sì, io volevo fare il medico in Africa, erano i tempi del dottor Schweitzer, no? Cioè, ricorderà queste cose, sono molto vecchia, e quindi
insomma abbastanza. E allora volevo fare questa cosa. Poi, deciso che non potevo fare questa cosa, non ho fatto più, ho studiato medicina, ma ho fatto il manager. Quindi ho fatto un lavoro completamente diverso in tutta la mia vita, che però mi ha dato delle grandi soddisfazioni, perché ho fatto lavorare tanta gente. In qualche modo si può dire che quel sogno si è avverato? Beh, adesso devo dire che ho un po' di africanite acuta. Sì, perché lei non solo presiede il CDA del Bambino Gesù, ma so che segue da vicino un progetto di solidarietà che l'ospedale ha avviato nella Repubblica Centroafricana, Bangui. Ma questi sono i segni che io porto del viaggio dell'altra settimana, perché sono caduta a Bangui. Di che si tratta? Ma quando il Santo Padre aprì la famosa Porta Santa a Bangui, tornò molto preso da questo ospedale pediatrico che lui aveva visitato velocemente, ma l'aveva visitato. Certamente un ospedale pediatrico dei peggiori. Io ho frequentato molto l'Africa anche per la Fondazione Calpro, di cui ho sempre seguito un po' i progetti internazionali, ma non ho mai trovato una situazione come quella. Quindi chiese all'ospedale Bambino Gesù di occuparsi di questo ospedale. Quindi noi ce ne stiamo occupando, stiamo pagando dei medici, stiamo facendo delle ristrutturazioni. Insomma, stiamo facendo un progetto complesso. Poi il Santo Padre, visto che questa cosa funzionava, allora recentemente mi ha detto di occuparmi anche degli altri due progetti che lui ha molto a cuore in Centrafrica, e che sono questa scuola per bambini cristiani musulmani in un quartiere molto particolare, e poi una grandissima tendopoli di profughi dove bisogna ricostruire. Lavoro ne ha, mi pare di capire. Lavoro ne ha, mi pare di capire. È vero che si ha un po' di africanite, lei lo diceva africanite, scherzando. Io ce l'ho, sono appena stata in Etiopia per il QAM, per un progetto della Fondazione Cari, però adesso, vabbè, prima della fine del mese devo tornare a Bangui. Tanto c'è un aereo che va il martedì, uno che torna il venerdì, quindi riesco a fare. Ricordando una cosa, poi che insomma la Repubblica Centrafricana è un paese che è stato troppo a lungo devastato da una guerra civile. Ecco, Silvia ci ha detto: io non ho potuto donare il cordone ombelicale, allora ho donato il mio latte, l'ho donato a chi ne aveva poco, e poi però ho avuto disponibilità piena, ho deciso che avrei donato quanto più potevo, a partire anche dal midollo. Esatto. Spiegaci bene che tipo di donazione, donazione e che cosa midollo si può fare in questo senso, perché c'è anche un po' di ignoranza intorno a questo argomento. Assolutamente, una donazione effettivamente semplicissima, perché per poter donare serve semplicemente fare un prelievo di una provetta di sangue per poter poi essere inseriti in una banca dati. Di fatto è un gesto semplicissimo che però ha un impatto fortissimo, perché qualora si riuscisse a trovare la persona compatibile, malata, che ha bisogno di quel midollo, effettivamente si può riuscire a salvare una vita, perché serve per il trapianto di cellule staminali che nel caso di malattie gravi come leucemie, perché appunto le cellule staminali vanno poi a riprodurre le componenti del sangue come globuli rossi, globuli bianchi e plastine, che riescono quindi a salvare la vita di fatto. Le posso chiedere cosa la spinge, no, a trasformare ogni occasione della sua vita in un dono? Ma io lo dico sempre, è una cosa effettivamente molto naturale, perché è venuta tutta di conseguenza, perché poi entrando a far parte di questo mondo, veramente è proprio un gesto che viene naturalmente. Ma quello che spinge soprattutto è vedere l'impatto concreto che ha nelle persone, perché abbiamo tante occasioni anche di poterci confrontare con le persone che usufruiscono di fatto del dono, e veramente la è una grandissima soddisfazione, perché si può fare con un gesto molto semplice una grande differenza. E lei fa un dono, l'ha ricevuto adesso. Io ho la fortuna di poterlo fare, perché poi è una fortuna anche poterlo fare. Diventare mamma è stato anche un dono. Esatto. Dottor Senok, in qualche modo il racconto di Silvia esprime una convinzione, un'opinione, che forse le persone sarebbero più disposte a donare, a mettersi in gioco, se fossero anche adeguatamente informate, coinvolte, stimolate. A volte non lo si fa per pigrizia, ma proprio per ignoranza, non si sa cosa fare. Allora è opportuno, qui c'è una sfida da raccogliere, quella di promuovere la cultura del dono. Certo, devo dire che in questo Fondazione Caripro lavora molto proprio per portare avanti la cultura del dono, che può essere il dono più diverso. Io dicevo prima, la signora dà ogni volta una parte del suo corpo, il midollo, il cordone, il latte, una parte del suo corpo, il suo sangue. Altri possono dare del tempo, altri delle risorse economiche, altri un dono proprio di rapporto e di relazione con le persone, perché anche questo è importantissimo oggi. Quindi ci sono mille modi per donare. Ecco, l'importante è che di questo dono se ne parli e si dia anche
un'idea che c'è un mondo enorme, perché uno dice ma io vorrei fare ma non ho tempo, ma io vorrei dare ma non ho salute, no? Noi troviamo sempre dei vorrei ma non posso. Allora credo che l'informazione e la cultura del dono sia davvero un modo di far sì che persone che in fondo vorrebbero essere generose, vorrebbero fare, hanno le condizioni, ma noi non gli diamo il luogo, il modo, no? Quindi le rendiamo anche timide. E secondo me un altro problema nasce proprio dal volontariato, perché anche il volontariato, che è un dono, qualche volta è un po' esclusivo, no? Quindi qualche volta non si apre sufficientemente. Apriamo questo mondo. Apriamo anche questo mondo. Poi magari ci torniamo su questa necessaria apertura. Io voglio salutare adesso e ringraziare Silvia Fanella, che ci ha detto con quanta semplicità si può cominciare oggi a donare. E ora vogliamo mostrarvi un servizio realizzato dal nostro Gabriele Camelo, che ci conduce alla seconda tappa del nostro viaggio, perché qui l'occasione di generosità è un matrimonio solidale per una giovane coppia che il dono di sé ha fatto davvero il centro, il cuore della propria vita. Vediamo. Oggi abbiamo melanzane, verdure bollite della Provvidenza, pezzettino di grana e poi pizzette e tavola calda, sempre della Provvidenza. Venga il tuo regno. Noi ci siamo conosciuti circa 3 anni fa. Dopo un mese l'ho chiesto di sposarmi e in un anno ci siamo sposati, insomma. Io mi ero sempre chiesta come sarebbe stato trovare l'anima gemella. Conoscendo lui l'ho capito subito. Lui arriva sempre con questi mazzi di fiori, non c'è mai un'occasione particolare, no? Ogni tanto mentre cucino arriva con questo mazzo di fiori, di rose, di margherite. Non so, penso di essere molto invidiata in questo momento. Mi piace vedere nei suoi occhi la gioia di ricevere i fiori. Infatti fin da subito ci siamo frequentati, tra l'altro avevamo questa passione comune per il donarci, diciamo, agli altri, e quindi questa cosa ci ha unito ancora di più e adesso siamo qui. Ma non è facile vivere in una stanza, però è un bell'esercizio, perché comunque ci si abitua a vivere semplicemente col necessario. Con Barbara è stato un doppio sì. Io, a parte chiederle di venire a sposarmi, dovevo anche trasferirsi in casa famiglia, quindi questo donarsi che già aveva sperimentato da esterna una missione è venuta a sperimentarla invece dal di dentro, vivendo 24 ore su 24 con le persone che uno aiuta. Facevo già volontariato nella missione di Biagio Conte, sapevo quello che non volevo. Non volevo più vivere una vita fatta di apparenze, volevo una vita più profonda, e quindi sapevo che qua sicuramente l'avevo trovata. Giussi, pizzetta, questa, mettici una forchetta. Noi diamo una mano a circa 60 persone, più tutte le famiglie che a volte si rivolgono a noi e ci chiedono aiuto. E siamo un po' un punto di riferimento per tutte le persone che hanno bisogno nella zona, sì. Il dare è molto bello, perché non è da tutti. Non è che ognuno di noi siamo disposti a sacrificarci per la persona, a dare quello che ha bisogno. Non siamo tutti così, assolutamente. Invece qui c'è questo. Il nostro matrimonio è considerato solidale in quanto tutti, ma veramente tutti, hanno collaborato a realizzarlo. Noi in quel momento non avevamo veramente niente. Questo matrimonio abbiamo doppiamente ricevuto, sia il matrimonio in sé come festa, sia anche tanti regali che ci sono arrivati. Noi però abbiamo deciso per principio di devolvere tutto al progetto dell'allevamento delle lumache. I proventi del matrimonio di Riccardo e Barbara, la loro lista nozze, diciamo, sono stati utilizzati per finanziare questo piccolo campo di elicicoltura, allevamento di lumache, che servirà per dare aiuto a dei ragazzi con misure alternative, affidamento in prova, arresti domiciliari e poi
un'idea che abbiamo avuto per far sì che alcuni ragazzi che si trovano in sedia a rotelle possano raccogliere la bava di lumaca, utile poi in cosmesi e in altri campi. Dottore Senoc, storie come queste, immagino, con il suo lavoro nella Fondazione Cariplo, insomma, ne ha conosciute davvero tante. Però l'occasione di questo servizio è di aprire una nuova riflessione, cioè che il dono non è soltanto condivisione del necessario, ma anche, come dire, investimento creativo e generativo. Qui c'è un allevamento di lumache che può dare lavoro a chi un lavoro lo trova con difficoltà. Ma io credo che oggi investire sul lavoro, e Fondazione Cariplo sta investendo molto anche con l'ultima iniziativa di Factor in Cariplo, dove si sta dando lavoro, opportunità di lavoro ai giovani. Si pensa di arrivare a un numero importante, ecco, di coinvolgere perlomeno 600.000 giovani. 600.000? Sì, non trovando magari tutto il lavoro, ma mettendoli in condizione di poterlo trovare. E sono progetti molto importanti che possono nascere ad alto livello, quindi Fondazione Cariplo fa, come nelle sue caratteristiche, grande progettualità. Oggi Fondazione Cariplo, dopo 25 anni, tra poco tempo sarà il suo compleanno, no? Il 16 dicembre, ormai è molto progettuale, quindi riesce veramente a creare delle opportunità, così come ha creato delle grandi opportunità nel settore dell'agricoltura, dove abbiamo visto un ritorno straordinario di giovani che amano lavorare e rinunciano anche ad altri lavori per tornare a questo. Quindi noi dobbiamo anche riflettere, no, sulle modalità in cui proponiamo il lavoro, certo, perché diciamo che i giovani non hanno lavoro, le famiglie però sono quelle che poi li spingono ad avere il famoso lavoro fisso che oggi non c'è più, quindi anche questa è una cultura da rinnovare. E devo dire che in questo Fondazione Cariplo è molto impegnata. È un investimento creativo e generativo, è anche quello che hanno voluto fare i due sposi che ci hanno raggiunto qui al tavolo di Siamo Noi e che ringrazio. Benvenuti a Piero Carta e Sandra Seri, grazie, grazie per essere con noi. Allora Sandra, voi vi siete conosciuti ben 28 anni fa e da subito avete condiviso, definiamolo così, uno stile di vita solidale. Perché? Cosa facevate? Ma ci siamo conosciute intanto anche prima, comunque siamo sposati da 28 anni e da subito abbiamo deciso che... Poi chiederò il segreto di questo lungo matrimonio, se esiste. Certo. Mi potrebbe essere utile. Forse è il condividere la generosità. Questo dicevo. Abbiamo capito che era un dono per noi dedicarsi a questa... E casualmente abbiamo conosciuto questa associazione tramite una mia collega, amica tra l'altro. E citiamola. Maria Elisa, che lavora con me tuttora, mi ha presentato a questa Mai Solus, che si occupa di sostegno a distanza. E, è nata questa associazione con una gestione praticamente quasi familiare tra amici dopo un viaggio in Brasile. E è cresciuta tanto da arrivare a fare progetti anche molto significativi e ambiziosi. Mi pare di capire che avete viaggiato molto, insomma. Abbiamo viaggiato molto per conoscere i progetti e anche per curiosità personale, intanto, e per conoscere queste persone meravigliose che ci aiutano dall'altra parte del mondo. Ecco, quali sono i ricordi più belli di tutti questi viaggi, delle persone che avete incontrato e poi anche aiutato? Beh, intanto il contatto con i ragazzi, perché conoscere il ragazzo con cui ti sei iscritta oppure hai seguito un perché po' perché voi fate un sostegno a distanza ai fini dell'istruzione. Poi accanto a questo abbiamo voluto anche aiutare un po' e creare una situazione lavorativa anche per le famiglie, quindi ecco la fattoria in Madagascar, una clinica nello Swaziland, insomma. Poi Quindi il viaggio diventa il momento in cui si porta, esatto, concretamente il bellissimo l'aiuto. E i momenti più importanti e più divertenti e commoventi sono quelli nel momento in cui tu incontri il ragazzo che magari da bambino
disagiato, poi lo conosci grande, magari anche laureato, quindi con grande soddisfazione di questa cosa di autosviluppo. Con le opportunità che ha ricevuto. Sì, sì. Piero, dicevamo forse, no, Massimiliano indagava qual è il segreto, forse il segreto è proprio la condivisione di questa propensione al dono, perché il vostro impegno non è venuto mai meno, non si è mai affievolito. Per le vostre nozze d'argento, perché qui si parla già di nozze d'argento, se fai un po' di conti, 25 anni, ecco, 3 anni fa voi avete deciso di fare una festa solidale. Chi dei due ha avuto questa idea? Ma è partito praticamente all'unisono, nel senso che ci siamo guardati e abbiamo deciso di non fare la classica festa. Stiamo vedendo delle immagini. Solamente per noi o per i nostri amici e parenti, ma fare qualcosa per gli altri, altrimenti non avrebbe avuto senso. Noi abbiamo tutto, dobbiamo confessarci, anche il superfluo. Dall'altra parte del mondo manca l'essenziale. E una festa come questa poteva servire a dare una piccola speranza, specialmente in questo caso ai ragazzi e ai bambini, anche alle famiglie del Madagascar. Ecco, perché che cosa avete chiesto ad amici e parenti? Sì, di fare una donazione a favore della fattoria biologica che abbiamo in Madagascar. Una fattoria biologica che inizia... Paese molto povero, con aspettative di vita bassissime. È un paese che nella lista ONU e OMS della povertà, in cui sono citati 184 nazioni, al 160° posto all'incirca, quindi è tra i primi 10 paesi poveri del mondo, quindi chiaramente era un impegno importante. Quello che state vedendo sono immagini della prima fattoria, che era una catapecchia praticamente in un terreno incolto, e adesso è diventata una fattoria modello, ecco, in cui c'è anche il fotovoltaico, c'è la luce, ci sono frigoriferi. Quindi anche diciamo un modello economico sostenibile. Vengono a vederlo infatti anche sia nel Madagascar che in altri paesi, perché è diventata veramente un progetto pilota. Ecco, Piero e Sandra, Piero ci ha detto noi abbiamo tutto, insomma, perfino il superfluo. Che cosa significa per voi donare, offrire voi stessi, aiutare gli altri come Madagascar ad aiutarsi, insomma, a camminare sulle proprie gambe? Ma chiedo prima a lei e poi a sua moglie. Prima a te. Cominciamo da te. No, la soddisfazione di dare qualcosa agli altri è sicuramente maggiore di quella di ricevere qualcosa dagli altri. Perché noi con poco abbiamo visto come siamo riusciti a far veramente, in questo caso, germogliare delle famiglie, far crescere i bambini, mandarli a scuola, addirittura laurearli, e le famiglie adesso hanno una prospettiva di vita diversa, hanno un lavoro, hanno veramente... E questo, insomma, vi riempie di gioia. Sandra, anche per lei significa questo? Lo ha respirato in famiglia già da bambina? Questo senz'altro. Diciamo che poi, incontrando Piero, si sono incontrati questi due desideri di donarsi. Ecco, io so che questa abitudine, no, di festeggiare ricorrenze, battesimi, matrimoni, compleanni, raccogliendo dei fondi poi da indirizzare dei progetti del MAIS, è ormai consolidata tra i tanti sostenitori dell'associazione. L'ultimo, se non sbaglio, è stato il compleanno di un novantenne. Di che cosa si è trattato? Il novantenne in questione è uno dei fondatori del MAIS, che l'anno prossimo compie 30 anni. Come si chiama? Così facciamo. Si chiama Enzo Campioni. Gli facciamo gli auguri. Tuttora una persona che gira in motorino, che partecipa ai mercatini di volontariato che facciamo la domenica, che si carica cassette di libri e di oggetti. Sempre 90 anni. Sempre 90 anni, sì. È una persona incredibile. È un modello per tutti noi. E che ha deciso di fare il compleanno dei 90 anni festeggiandolo in associazione e donando anche lui tutto il ricavato dell'autotassazione per la festa all'associazione. In contemporanea è stato un matrimonio solidale, una coppia dei nostri amici, Cinzia e Giulio, però lo stesso giorno hanno fatto un matrimonio e anche loro hanno deciso di donare i loro regali per l'associazione. Che giorno era quel giorno? Era il 30 insomma, luglio, di dono. Un giorno incredibile per noi. Perché, 90 anni, dottore Senoco, questo vuol dire che la generosità non conosce la pensione, diciamo così, no, la si può riscoprire anche in tarda età. Certamente sì, anzi sono molte le persone che in tarda età la riscoprono, e la riscoprono anche con un senso di avere ancora un'appartenenza, di avere ancora un grande senso di utilità. L'anziano che va a incontrare l'anziano è un grande dono, intanto perché parlano lo stesso linguaggio, perché possono raccontarsi delle cose, perché noi pensiamo sempre che sia importante che vada il giovane, certo, ma quando va il giovane è un po' diverso. Ma quando per esempio un anziano va da un altro, o quando si crea una comunità solidale, pensiamo anche alle esperienze fatte a Milano, no? Dei condomini solidali. Ecco, io le ritengo esperienze molto importanti. Oppure l'anziano che si dedica anche ai bambini, no? Con la sua simpatia, con la sua semplicità.
E poi ci sono molti anziani che invece fanno veramente delle donazioni anche in denaro. Ecco, e qui veniamo a un tema che sta molto a cuore alla Fondazione Cariplo, perché proprio in occasione dell'ultima giornata del dono, se non sbaglio il 4 ottobre, la Fondazione ha voluto raccontare e diffondere alcune storie di filantropi italiani che negli ultimi anni della loro vita hanno deciso di donare qualcosa alla comunità per progetti sociali. È un fenomeno questo che conosciamo, che è molto diffuso in ambito anglosassone, ma che evidentemente sta crescendo, comincia a muoversi in maniera più consistente anche da noi. Direi che si sta muovendo molto, e la Fondazione Cariplo deve dire che è stata un'esperienza molto positiva quella della Fondazione di Comunità, perché nel territorio è stato molto più facile interloquire con le persone, no? E fare anche progetti che riguardavano il patrimonio, e che quindi le persone che volevano donare erano più disposte. Teniamo conto che con l'avanzare dell'età in Italia, e anche con l'avanzare comunque di un certo stato di benessere, e con l'aumento dei single o con un figlio solo, questo diventerà sempre più importante, cioè ci saranno sempre più patrimoni importanti che non troveranno un vero erede, no? O troveranno un erede ma al quale si quindi sente un potenziale è veramente notevole. Un grandissimo potenziale, si parla di 10 miliardi di euro in futuro che potranno essere disponibili proprio alla filantropia, alla solidarietà. E questa è un'esperienza da mandare avanti attraverso molte strade, attraverso la conoscenza, attraverso i notai, attraverso tutti coloro ai quali si chiede informazione, perché io credo che sia una maniera di mettere anche a frutto quello che magari durante la vita si è raccolto con generosità. Ecco, allora infatti noi perché ci racconti una di queste storie abbiamo con noi Paola Busi, segretaria operativa della Fondazione di Comunità Mantovana Onlus, che invito ad entrare, a cui do il benvenuto. Grazie. Ben arrivata Paola. Grazie. Intanto la dottoressa Enoch l'ha già introdotto, questo termine, questo concetto, insomma questo mondo. Che cos'è una fondazione di comunità? Una fondazione di comunità è un ente autonomo ed è un'istituzione filantropica che nel proprio territorio, nella propria zona, promuove la cultura del dono e la filantropia. In poche parole promuove la solidarietà. La solidarietà tra tutti i cittadini e gli abitanti di quel territorio. Ecco, la vostra quando è nata esattamente? Ecco, la Fondazione Comunità Mantovana è nata nel 2000. È stata la terza fondazione nata da un progetto di Fondazione Cariplo. Fondazione Cariplo che ha avuto questa lungimiranza di vedere questi enti autonomi moderni, diciamo, e molto snelli. Eh sì, perché la genesi è proprio da lì, da un progetto della Fondazione Cariplo, se non sbaglio, del 1998. Sì, esatto. Perché venne lanciato quel progetto? Venne lanciato questo progetto perché si guardò un po' anche alle fondazioni di altri paesi, soprattutto dei paesi anglosassoni, in cui il rapporto con la comunità era più stretto che non tra una fondazione di origine bancaria con un grande patrimonio e quindi abituata ad essere letta come un filantro per definizione, no? Io ho un patrimonio, l'ho ricevuto, lo devo ridare. Allora si fece questa sfida, si disse alle province che si riferivano alla Fondazione Cariplo, le province della Lombardia più Novara e il VCO, che se loro facevano una raccolta, questa raccolta allora di 5 milioni, poteva da noi essere raddoppiata o triplicata. Quindi queste fondazioni nascevano in realtà con un patrimonio, ma prima dovevano dimostrare di essere capaci di raccogliere dal loro patrimonio. Molte fondazioni, ormai direi tutte, hanno vinto quella che noi abbiamo chiamato la sfida e man mano sui loro territori sono diventati degli elementi molto importanti, hanno raccolto molte altre donazioni, alcune dedicate a uno scopo preciso, altri invece ad aumentare il patrimonio. Ecco, la dottoressa Enoch ci ha fatto capire quanto è importante questo elemento del collegamento stretto con il territorio, che è anche un elemento centrale di una donazione importante che avete ricevuto nel 2001 da una signora che si chiama Lina Panina. Chi era questa donatrice? Sì, Lina Panina era una professoressa, insegnante di lettere e latino, nata in un paesino al confine della provincia di Mantova, vicino a Modena. E questa signora ha voluto lasciare al proprio territorio, alla propria comunità, parte della sua storia e parte ai frutti proprio della sua vita. Per cui ha lasciato la comunità di Pieve di Coriano, questo paesino. Che cosa ha lasciato? In cosa consisteva? Ecco, ha lasciato una casa colonica e parte dei suoi terreni.
Allora, tra pochissimo vi racconteremo che cosa la Fondazione Comunità Mantovana Onlus ha realizzato con questa donazione. Noi ci fermiamo un istante per la pubblicità. Intanto ringrazio Piero Carta e Sandra Grazie. Seri per essere Grazie. Stati con noi. Sappiamo che non si fermano qui, chissà quant'altro faranno. Pochi minuti e torniamo qui tra pochissimo. Vi aspettiamo. Bentornati a Siamo Noi, oggi stiamo raccontando storie di generosità, di dono. Ci siamo lasciati con il racconto della donazione di un'anziana stimata maestra del Mantovano alla gente del suo territorio. A raccontarci questa storia c'è Paola Busi, segretaria operativa della Fondazione di Comunità Mantovana Onlus, con cui riprendiamo le fila del discorso. Allora, ci siamo lasciati ricordando in che cosa consisteva la donazione di questa anziana signora, Lina Panina, si chiamava, una casa colonica e alcuni terreni agricoli. Che cosa avrebbe voluto vedere realizzato la signora con questi terreni e questa casa? È praticamente il suo sogno. Il suo sogno era di ristrutturare questa casa e di realizzare 6 appartamenti per persone e famiglie che ne avessero avuto bisogno, quindi bisogno temporaneo proprio di abitazione del suo paese. Che cosa siete riusciti voi a realizzare come fondazione di comunità? Ecco, siamo riusciti a realizzare proprio il sogno di Lina. I 6 appartamenti nel 2007, quindi dopo 6 anni dalla donazione abbiamo realizzato quanto Lina voleva lasciare per il suo territorio. Ecco. La cosa bella è che Lina ha visto il suo sogno realizzarsi poco sì. prima di morire. Lina... Che giorno è stato quello dell'inaugurazione? Ah, bellissimo quel giorno, perché Lina non abitava più in paese, ma era ospite in una casa di riposo in un paese vicino. Per cui è stata accompagnata nel suo paese e ad aspettarla c'erano proprio i suoi compaesani. Stiamo vedendo le immagini di quel giorno. Sì, dal sindaco al parroco, ma soprattutto gli allievi che lei aveva a scuola. E a ricevere la Lina c'era il nostro presidente, allora Cornegliani, che l'ha accolta con un mazzo di fiori. Lina, proprio vedevi l'emozione nei suoi occhi, anche tutta tremante. Forte emozione, anche la sua età. Vedere insomma la sua casa ritrovata, rinnovata, diventata bella come lei voleva, è stata un'emozione molto forte. E poi vedere proprio come è stata accolta dal suo paese, che l'ha accompagnata pian piano dalla piazza del paese, l'ha accompagnata nella via dove c'era la sua casa. E qui il legame con il territorio c'è tutto. Dottoressa Eno, cosa ci racconta, cosa ci svela una storia come questa? Ma storie come queste ce ne sono molte, devo dire, e noi in questi anni ne abbiamo visti in ogni territorio realizzarsi molte. E questa è bella particolarmente perché la signora ha potuto anche vedere realizzato il suo sogno, molti non lo vedono realizzato. Certo. Però è importante che abbiano la fiducia che quello che loro hanno donato sarà utilizzato bene. E questa fiducia direi che le fondazioni di comunità se lo sono conquistato giorno dopo giorno, perché bisogna donare con la convinzione che il proprio desiderio sia realizzato o che quei soldi vadano veramente ad uno scopo molto importante. Insomma, la fiducia è l'elemento determinante. E le fondazioni di comunità questo l'hanno saputo conquistare con la serietà, con dei collaboratori, dei presidenti, dei consiglieri che hanno espresso il meglio dei loro territori e quindi stanno andando avanti veramente molto molto bene. Busi, lo scorso anno avete ricevuto un altro lascito importante da parte di 2 coniugi senza figli. Che cosa farete con i soldi ricevuti? Ecco, con i soldi ricevuti da questo lascito dobbiamo seguire le indicazioni dei 2 donanti. Che hanno scritto nel loro testamento che il rendimento della gestione di questo fondo, di questo loro lascito, vada ad un ente culturale del territorio che loro stessi hanno individuato. Hanno messo proprio nel testamento il nome di questo ente, che è l'Associazione Nazionale Virgiliana di Mantova, per iniziative culturali soprattutto scientifiche. Ecco, la fondazione quindi nel momento del bilancio individua con la gestione il rendimento di questo fondo e lo trasferisce a questo ente deve presentare un consuntivo di tutte le iniziative che realizza con questa. Ecco, questo è un tema importante, lo dicevamo anche prima, dottoressa Enoch, quello dei lasciti testamentari, cui la Fondazione Cariplo ha effettuato una ricerca importante, però io prima partirei dall'ABC. Che cos'è un lascito testamentario? Un lascito testamentario è lasciare del proprio patrimonio immobiliare, ecco, una parte
a o tutto a un ente che, a cui si vuole donare. Naturalmente se ci sono parenti, figli, bisogna rispettare quello che la legge prevede, ecco, però il resto può essere dato a quello che si vuole. È ovvio che per fare queste cose è meglio sempre farsi aiutare da un esperto, quindi o da un notaio, o da un avvocato, da un commercialista, oppure dalla fondazione stessa che può indicare professionisti, perché farlo senza un professionista si può correre anche il rischio di poi non poter realizzare quello che forse si è sognato e si è desiderato. E lei diceva che questo è un tema importante anche perché la somma complessiva che si stima, sì, la somma complessiva è stimata, di un certo rilievo. Sì, addirittura l'1% della ricchezza complessiva del, esatto, paese. Esatto, del patrimonio del paese. Quindi parliamo di 10 miliardi di euro in questo momento. Una fetta di ricchezza. Quindi voi potete immaginare quanto si potrebbe fare con delle donazioni date ai propri territori, o con scopi precisi o anche con scopi più ampi, no? Perché qualche volta anche lo scopo troppo diventa preciso diventa un vincolo, quindi qualche volta questo non aiuta. Cioè, io propongo sempre di essere generosi anche nell'acquisto, no? Quindi lasciare con generosità e avere fiducia che siano usati anche bene. Anche nella destinazione. Dunque, l'avete visto, non soltanto le nascite, i matrimoni, i compleanni, come vi abbiamo raccontato nella prima parte del nostro approfondimento, possono essere occasione di dono, perché sono sempre di più le persone che nel testamento lasciano proprio precise indicazioni in merito. Tra queste persone c'è anche Renato Giuliani, imprenditore meccanico di Varese, scomparso nel gennaio scorso. Andrea Postiglione è andato a raccogliere la testimonianza del nipote Sandro Bernardini, suo esecutore testamentario. Vediamo. Questa è una foto un po' rappresentativa di quella che è stata uno dei fondamentali della vita dello zio, cioè la vita lavorativa. Le sue due cose più importanti sono state, beh, sicuramente la principale è stata la FICEP, fabbrica italiana cesoie e punzonatrici, che ha fatto insieme ai suoi fratelli. E lì cominciò l'avventura della Tecnipas, di cui Renato Giuliani è stato fondatore e presidente. Quando è venuta a mancare mia zia, ha preso coscienza, forse, che il prossimo sarebbe stato lui. Ha cominciato a essere un po' inquieto e voleva decidere cosa fare delle cose che nella vita era riuscito a risparmiare. Così mi ha detto, io pensato a enti di beneficenza e così insieme abbiamo poi messo a punto questo elenco e ha pensato di fare questo bellissimo testamento dove sostanzialmente ha lasciato oltre il 90% del suo patrimonio a queste associazioni. Sono 7, di cui una, diciamo, culturale. Per l'ascito era superiore ai 7, era vicino ai 7 milioni e mezzo, 7 milioni, insomma, superiore ai 7 milioni. Questa è la Casa del Sorriso, una casa di accoglienza per le famiglie dei bambini ricoverati, perché potersi sentire a casa, anche se lontani da casa, aiuta e facilita l'assistenza al proprio familiare, al proprio bambino, aiuta quindi a guarire meglio. Questa struttura è legata al polo materno-infantile dell'ospedale del Ponte di Varese. Garantiamo l'accoglienza a tutte le famiglie senza far pagare affitti, semplicemente un rimborso delle spese di gestione di acqua, luce e utenze. Questo è l'appartamento numero 1. È uno degli appartamenti che siamo riusciti a realizzare grazie ai contributi di tanti benefattori. In particolare, l'ultimo grande contributo che ci è arrivato dal signor Renato Giuliani. Sono 12 monolocali assolutamente indipendenti, con la frigorifero, con la cucina, il forno e poi a disposizione degli armadi comodi, perché quando le persone devono stare per dei mesi occorre anche avere gli spazi dove riporre le proprie cose. La donazione che ci è arrivata è di 784.000 euro, 200.000 li abbiamo già investiti in questa casa, in questo progetto, altri saranno investiti per acquistare gli arredi del nuovo polo materno infantile a Varese. Tutte le pareti
dei corridoi e dei luoghi comuni saranno completamente disegnate da un punto di vista artistico, ma con principi pedagogici molto importanti nell'aiutare il bambino ad affrontare e superare la malattia. Non abbiamo purtroppo mai conosciuto il dottor Giuliani, non aveva avuto figli, non aveva avuto nipoti diretti, se non da zio, ma possiamo considerarlo il nonno di tutti i nostri bambini, e il suo sorriso sarà certamente sempre nel sorriso dei bambini in ospedale. Dottoressa Enoch, questo è un bel esempio, perché anche sul fronte dei lasciti testamentari, così come per le donazioni, è molto importante il senso della comunità. Certo, perché questa persona oltretutto ha avuto anche questo bravissimo erede, questo nipote che ha condiviso questa storia con lei. Lunga, che io farei un elogio a chi ha lasciato, ma anche a chi poteva usufruire di questo grande lascito, e l'hanno diviso tra tante istituzioni, essendo un lascito certamente importante, del proprio territorio. Ecco, questo sentimento, questa cultura dell'appartenenza, forse è un ambito che il terzo settore dovrà imparare a coltivare e soprattutto a diffondere. Sì, certamente sì, perché ciascuno di noi ha comunque delle radici, magari gira tutta la vita nel mondo, no? Però poi ha una radice alle quale piace ritornare. Qui c'è una sfida per il terzo settore. E quindi è una sfida, veramente, ecco, anche fare sì che chi anche fa una vita che non è legata magari al proprio territorio, però ricordi le sue radici, la sua provenienza in quel territorio di fondo. Poi può essere anche un altro territorio invece. Certo. Uno ha passato tutta la vita, che so, in America Latina, in Africa, quello è diventato la sua casa e la sua storia. Quindi ciascuno di noi ha una storia e ha un luogo del cuore a cui può contribuire per fare delle cose. E le persone generose che hanno lasciato, hanno deciso di lasciare la propria eredità ad una comunità, è venuto a parlarci anche Don Giampaolo Tomasi, successore di Don Ettore Iseppi nella parrocchia di Vo Sinistro, frazione di Avio, ora collaboratore dell'unità pastorale di Avio in provincia di Trento. Benvenuto al Grazie. Tavolo di Siamo Noi. Allora, buonasera. Don Giampaolo, la generosità di Don Ettore Iseppi, un uomo di fede, un parroco, una persona che ha dedicato tutta la sua vita agli altri. Io le chiedo innanzitutto come vi siete conosciuti. Beh, nel 2008 io sono diventato amministratore della parrocchia che sta di fronte a Vo Sinistro, a Sabbionara. Io sono un professore in seminario, ma desideravo fare un'esperienza pastorale, il vicario ha accettato questa mia decisione e mi ha mandato in questa parrocchia. La salute di Monsignor Iseppi stava declinando rapidissimamente e quindi dal decano delle parrocchie sono stato incaricato di assisterlo, di seguirlo, e quindi celebravo insieme con lui la messa tutte le domeniche, i giorni feriali, però lui rimaneva in casa, passava dalla poltrona al letto, anche perché la condizione era molto grave. Chi era Don Ettore? Beh, lui è stato una grande figura, però sempre dietro le quinte, perché lui ha incominciato a servire la diocesi come amministratore del Sanaclero di Arco. Arco all'epoca degli anni 50 era una zona per tutte quelle malattie dell'apparato respiratorio, quindi vi erano molte cliniche e lì c'è questa famosa clinica, il Sanaclero, dove lui è stato amministratore. Nel 65 diventa amministratore diocesano della mensa arcivescovile. Allora, la diocesi di Trento era un principato, quindi il patrimonio di questa diocesi mi sembra che ancora attualmente sia il più ricco d'Italia tra le diocesi, e quindi aveva un ingente patrimonio da amministrare. Poi lui ha avuto delle importanti iniziative, quali quella riguardante gli insegnanti di religione. Allora, negli anni 60, erano quasi tutti cappellani, i cosiddetti vicari parrocchiali, che potevano entrare nella scuola, fare l'ora di religione, ma non ricevevano compenso. Lui allora lavorò col Ministero dell'Istruzione di allora Fraiese per assicurare il pagamento e soprattutto la previdenza, perché alla fine di una carriera, certo, di insegnante mancava. Non avevi più nulla. Insomma, in mano. Una figura importante, sì, quella di Don Ettore. Sì, proprio decisamente. Proveniva da una famiglia benestante. Diciamo che... Ma lui era molto parsimonioso. Sì, sì. È vero, decisamente. Che viveva con il minimo indispensabile. Sì, sì, sì. Le scarpe bucate e i colli dei vestiti lisi, insomma.
la casa molto sobria, con penso un arredamento datato, ecco. Però essendo al vertice dell'amministrazione diocesana, io immagino che fosse anche a contatto con l'alta finanza trentina e non solo, e la si è vista al momento dei funerali. Questo, che secondo me, che cosa ha prodotto in lui? Non solo la saggia e oculata amministrazione del patrimonio degli altri, ma anche del proprio patrimonio. E quindi le informazioni che le venivano per la diocesi poi le girava sul suo. Parsimonioso ma generoso, perché sì. Dopo la sua morte siete venuti a conoscenza che aveva aiutato un sacco di persone. Sì. Qui dunque per me in quest'uomo si realizza la parola del Vangelo: non sappia la tua destra ciò che fa la sinistra. Ecco, e quindi per esempio nei paesi dell'est europeo ha sostenuto vari progetti. Io non so e non posso dire qui quanto sia l'ammontare della beneficenza che lui ha versato. Rimane il suo testamento che ha fatto scalpore. Sta di fatto che appunto ha deciso che la sua eredità ingente sarebbe andata a un'intera comunità. Dunque, con quale reazione di questa comunità dei parrocchiani? Perché parliamo di un'eredità importante. La comunità, immaginate, lui arriva in questa comunità nel 1954. Lui mi raccontava sempre che era una giornata gelida. Lui, che veniva da Clero, che è la riviera del Trentino, si è trovato sbattuto tra due mura di neve. E dal 54 è rimasto fino alla morte, che è avvenuta nel 2014. Quindi 56 anni di parroco, per cui lui da lunedì a venerdì faceva l'amministratore economo generale della diocesi di Trento in curia. E il sabato e la domenica tornava in questa parrocchietta che progressivamente si è ridotta e che però è diventata la sua patria, la sua casa. Per cui la signora diceva tornare alle radici, ma io posso anche costruire la chioma delle mie radici e godere dell'ombra di questa chioma. Quindi arriva un'eredità che consegue proprio da questo rapporto molto stretto con il suo territorio. Sì. Ma come è stata accolta questa notizia? Con stupore, con meraviglia? Innanzitutto il grande stupore e la grande gratitudine, perché la gente di Vo' Sinistro è grata per tutto il servizio che ha fatto quest'uomo per la comunità. Per dire la sensibilità di quest'uomo, io rimasi colpito quando aprì per la prima volta il libro Il Registro dei Morti. Lui scriveva la cronistoria della vita del fedele uomo o donna di quella piccola comunità, proprio un'intera pagina con anche delle notizie aneddotiche, cosa che normalmente nei registri delle parrocchie non abbiamo il tempo di per fare per onorare proprio con la memoria queste persone. Una consistente eredità donata al suo territorio. Adesso che cosa serviranno i soldi che ha lasciato Don Ettore? Lui da buon economo ha dato delle disposizioni ben precise, quindi il patrimonio, non so se si può dire la cifra, ma era ingente. Il 60% alla parrocchia. Diciamo la cifra, ci ha fatto venire la curiosità. Un milione. I fondi, i titoli erano 1.070.000 euro più 13 libretti al portatore. Che voi sapete, quindi non possono superare una certa cifra, ma sono sempre 13. Un bel dono. Allora, il 60% lo ha destinato alla parrocchia di Vo' Sinistro. E questo è stato, come dire, un ossigenare le casse vuote di questa parrocchia, che a causa del venir meno della popolazione non poteva affrontare certe spese. Lì. Poi il 20% alla infermeria del clero. Noi in diocesi abbiamo una casa di riposo per i sacerdoti, dove hanno le cure che si confanno a loro come ministri ordinati. Poi il 15% alle suore missionarie di Parma, che erano quelle che gestivano il Sanaclero e con le quali lui ha tenuto sempre i contatti, ha sempre aiutato, e poi il 5% alla sua collaboratrice. Bene. Allora, dottoressa Enoch, vorrei concludere con lei questo viaggio, no, del mondo della gratuità, ritornando ai lasciti testamentari. E vorrei sapere da lei se si possono considerare una sorta di condivisione intergenerazionale. Io, persona anziana, che ho vissuto magari in un periodo florido da un punto di vista economico,
faccio il mio dono a quei giovani che invece vivono in un mondo più complesso, più sofferente, dove è più difficile trovare lavoro. Può essere anche letta così? Può anche essere letta così, ecco, purché ci sia questa ispirazione, perché molte volte questi lasciti sono proprio dedicati a opere specifiche. Ecco, io penso che se questi lasciti, man mano che la cultura del dono cresce, noi la facciamo crescere, vengono anche dati ad esempio a tutte quelle istituzioni che si occupano di trovare il modo di far lavorare i giovani. Io, tra le mille cose, faccio presidente della Fondazione Don Mario Perti di Torino, che è proprio una fondazione, non ho niente da fare. Allora, che è proprio una fondazione che aiuta i giovani a fare un percorso ed entrare nel mondo del lavoro. Ecco, su questo io vedo che non c'è ancora una grande sensibilità, no? Quindi si mira molto a lasciare, perché qualche cosa che si è conosciuto, si è fatto, che è molto bello, ma non è molto intergenerazionale, come diceva lei, perché l'intergenerazionale è costruire qualche cosa di nuovo, di possibile, no? Ecco, questo va fatto in Italia, va fatto all'estero, va fatto dappertutto, perché anche i progetti che si fanno nei paesi in via di sviluppo devono essere fatti in vista che queste persone, le giovani generazioni, possono essere loro il futuro del loro paese. Protagonisti. Non si deve più continuare ad aiutare i paesi, ma si deve aiutare a crescere il paese. E questa è una speranza che coltiviamo. Grazie, grazie a Maria Lenoc, grazie a Paola Busi, grazie a Don Giampaolo Tomasi. Noi adesso ci fermiamo per qualche attimo, ma tu e l'albero tornate tra pochissimo. Sì, e torniamo tenendo questo filo della generosità in mano, perché mentre ci scorrono ancora negli occhi, nelle memorie, le immagini delle barricate con cui sono state accolte, anzi respinte, 12 profughe, 12 migranti in provincia di Ferrara, noi vogliamo raccontarvi un'altra Italia di accoglienza, di generosità, di solidarietà. Lo faremo con due storie di due donne apparentemente molto diverse l'una dall'altra, ma accomunate dallo stesso desiderio di generosità, di accoglienza, di dono, appunto. A tra poco. We'll be right back.